Buonasera, sono cinque i fatti principali della giornata a nostro avviso e dal resto sono quelli a cui sarà dedicata la gran parte del giornale. Primo, Napolitano che dice non è il momento di fare rotture proprio adesso e che sta arrivando la ripresa, un altro tentativo del capo dello Stato di in qualche modo fare da scudo al governo Letta Alfano. Secondo, il fatto che invece continuano e forti le turbulenze sul tema conti pubblici, aumento di un punto dell'IVA e possibilità, rischio che si debba pagare anche la seconda rata dell'IMU, perché ancora le coperture non ci sono e per quanto riguarda l'aumento dell'IVA manca solo una settimana. Gli indizi non sono certo propizi, al di là del fatto che tutte le principali forze politiche di governo dicano che bisogna scongiurare l'aumento dell'IVA. Già, se non ci sono i soldi per farlo. Terzo, ovviamente la lite sempre più forte che c'è tra Renzi e i vertici del Partito Democratico, accusati di aver fatto un guazzabuglio da Renzi, di aver voluto solo fare caciara nella riunione dell'Assemblea nazionale invece di fissare date e regole certe per il congresso. In realtà Epifani dice scommettiamo che si fa, come detto, le primarie per il segretario l'8 di dicembre. Poi i due grandi fatti internazionali, quello atteso perché era un appuntamento, quello delle elezioni tedesche di ieri, lo straordinario successo di Angela Merkel che oltrepassa il 40% con la sua lista della CDU ed è sicuramente di nuovo alla cancelleria, con che cosa? Con un governo di coalizione, l'offerta ai socialdemocratici, rivali, competitori di sempre, già protagonisti di una grande coalizione guidata dalla Merkel pochi anni fa. E poi quel che sta succedendo, perché ancora non è del tutto finita, a Nairobi, quel gigantesco centro commerciale che è diventato il teatro di un'incredibile azione terroristica che potrebbe alla fine farà arrivare a 120 il numero dei morti. Tale è la conta tra morti realmente accertati finora, 68 è il numero dei dispersi. Ci sono anche 175 feriti. Sono gli uomini vicini ad Al-Qaeda della Somalia. Adesso è inutile inoltrarsi nel ginepraio delle liste. Il problema è che cosa volevano colpire? Interessi israeliani e americani in Kenya. Questo c'è dietro al sanguinoso attacco al centro commerciale e che fa temere che ci possano essere altri passaggi verso il terrorismo internazionale. Troveremo questo e altro tra 30 secondi nei nostri titoli. Napolitano fa da scudo al governo Letta dopo le polemiche sul ministro Saccomanni e i litigi sull'IVA. La politica non sprechi venti di ripresa ed eviti rotture. Esecutivo e Parlamento vadano avanti senza incertezze, dice il capo dello Stato. E anche dal Premier in Canada arriva ottimismo. Le maggiori difficoltà sono alle nostre spalle, ma le larghe intese vacillano e come su conti IVA-IMU. Sindacati e imprese chiedono al governo di lasciar perdere l'IVA e l'IMU e di concentrare gli sforzi per alleggerire la pressione fiscale sul lavoro. La CGIL minaccia scioperi. Il Premier Letta, confrontiamoci. Passaggio decisivo alla legge di stabilità. Nelle larghe intese tutti concordano sul no all'aumento dell'IVA, ma non si trova la copertura, manca 1 miliardo e dal PD il vice ministro Fassina rilancia l'ipotesi di far pagare la seconda rata IMU e la polemica rientra dalla finestra. Matteo Renzi non ha certo digerito il fallimento dell'assemblea del PD bloccata sulle regole, manda a dire hanno rinviato tutto, ora vogliono rinviare anche il congresso, poi punge ancora il premier, il governo è come una bici, non sta in piedi se non corre. Sulle primarie il segretario del PD Epifani ribadisce la data dell'8 dicembre, non si tocca. Dopo l'eclatante vittoria elettorale, Angela Merkel parla di risultato straordinario. La CDU è volata oltre il 41%, ma non potrà comunque governare da sola. Con i liberali rimasti fuori dal Parlamento, la cancelliera ha già avviato le trattative con i socialdemocratici della SPD. Pronti a sederci al tavolo, è stata la prima risposta.
Ancora caos e terrore in Kenya dopo un altro drammatico giorno di battaglia di terrore nel centro commerciale di Nairobi, assaltato sabato scorso da un comando armato. Dopo il blitz delle forze di sicurezza, il bilancio dei morti è salito a 68, 175 i feriti, ma ci sono 60 persone che mancano all'appello. Molti ostaggi sarebbero stati liberati, ma si cercano appunto coloro che non rispondono all'appello. 3 dei 12 terroristi sarebbero stati uccisi. E sul nostro sondaggio del lunedì, ritorno a Forza Italia, le vicende di Berlusconi provocano un calo dell'1,3% nella ribattezzata formazione legata all'ex premier. Il PD consolida la posizione di primo partito, ora è sopra di 1,8, ma la coalizione in centrodestra continua a essere la prima, anche se il suo vantaggio si assottiglia fino a un più 0,4%. Balzo avanti dell'1,4% dei 5 Stelle, cala ancora la fiducia nel premier Letta e diminuiscono gli indecisi e coloro che vorrebbero astenersi. Buonasera, susciterà polemiche, avrà approvazioni e anche qualche attacco, ma Napolitano ci prova ancora a farsi da scudo al governo, dire adesso sarebbe sbagliato più che mai trovare e cercare le rotture adesso che sta arrivando la ripresa. La politica non sprechi questo momento più favorevole e faccia attraverso il governo e il Parlamento la sua parte, procedendo senza incertezze e tantomeno rotture nel compiere le azioni necessarie. Napolitano spezza una lancia e forse qualcosa di più a favore del governo e contro i litigi, ma siamo davvero fuori dal tunnel. Lo dice anche Letta dal Canada, le maggiori difficoltà sono alle nostre spalle. E se l'acronimo IVA continua a destabilizzare, bisogna sapere che l'odiata tassa è bloccata fino al 31 dicembre e poi si vedrà. E che comunque il passaggio chiave di tutto, il momento in cui il governo diventerà grande, sarà la legge di stabilità. Noi scriveremo una legge ambiziosa e questo potremo farlo solo con l'impegno comune per tutto il 2014. Ecco, l'anno 21 ha ipotecato, alla faccia delle polemiche su Sacco Magni e su quelle dimissioni ventilate. Lui ha la mia fiducia, dice Letta, che riprende la navigazione. Tutto passato, una cosa è certa, attorno allo scontro su Fabrizio Sacco Magni si è consumata una quasi crisi di governo, con toni da ultima spiaggia tra PD, che ha espresso fiducia, purché non faccia il Robin Hood al contrario, e il PDL che ha sintetizzato, si fa per dire, la sua posizione critica nelle 10 domande di Renato Brunetta al Ministro dell'Economia. La quasi crisi rientra, anche se in molti storcono il naso, che Sacco Magni ci sia o no cambia poco, aveva detto Maurizio Gasparri, tanto l'IVA non aumenterà. La navigazione continua con i venti della ripresa, assicura Napolitano. Serviva la vittoria in Germania della Merkel per riuscire a blindare almeno per qualche giorno qui da noi il governo della grande coalizione. Ma la verità è che forse Sacco Magni resta, forse probabilmente il governo regge, ma l'aumento dell'IVA è ancora tutt'altro che scongiurato. Che sul tanto sperato blocco dell'aumento dell'IVA non ci sia ancora l'ultima parola, lo dicono un po' di cose. La caccia al miliardo che non si trova innanzitutto e più che parole sono soldi, le cosiddette coperture. Ma c'è un altro fatto, tecnico e incontrovertibile. Sulla freschissima nota di aggiornamento al documento di economia e finanza pubblicata appena venerdì, base per costruire la prossima politica economica, di formule dubitative non se ne usano proprio. L'aumento si dà per scontato. Bisognava rassicurare l'Europa e ci sta, dopo la missione in Italia di Olli Rehn. In fondo ci sono clausole di salvaguardia, antidoti di bilancio che scattano se un determinato obiettivo non viene raggiunto. Però non può passare inosservato che nella nota si legge deciso l'aumento a partire dall'ottobre 2013 dell'aliquota IVA dal 21 al 22%. Deciso e basta, verbi tipo forse non se ne vedono. E allora come stanno davvero le cose? Stanno che oggi il numero uno di Confindustria Squinzi ha ribadito che il blocco dell'IVA non è una priorità. La priorità, dice, è invece il taglio delle tasse sul lavoro, il cuneo fiscale, che tutti hanno capito essere quel differenziale, si potrebbe dire anche spread, che distanzia sempre di più gli stipendi da quanto il datore di lavoro sborsa per i suoi dipendenti. Il rapporto è ormai di 2.200 euro di oneri vari ogni 1.300 netti di salario. Non è la prima volta che il presidente degli industriali spinge la questione e, volendo, non è nemmeno la prima che sul punto caldissimo raccoglie il consenso dei sindacati, CGIL compresa. Proprio Susanna Camusso, al termine del direttivo della sua confederazione, oggi ha minacciato una mobilitazione
mobilitazione generale se non si abbasseranno le tasse sul lavoro. Un ultimatum al governo in strana coppia con Squinzi, strana poi nemmeno tanto. Solo una ventina di giorni fa, infatti, Confindustria e sindacati, tutti, avevano siglato un documento di 6 punti in cui il taglio del cuneo era il più fondamentale. Che cosa aveva risposto il governo dividendosi è noto. Saccomanni, il ministro dell'economia, aveva detto che farlo sarebbe troppo costoso e così aveva obbligato Letta ad ammorbidire lo scenario in serata. Il premier aveva infatti spiegato che abbassare le tasse sul lavoro è necessario, ma per questo servono misure strutturali e, testuale, non spiccioli. Infatti, per riuscirci servirebbero almeno 5 miliardi. Peccato che al momento anche trovarne uno per l'IVA sembra già abbastanza complicato. E la paura di molti e anche l'indicazione di altri, per dire il vero, è che poi alla fine cosa potrebbe rientrare dalla finestra? Ancora lei, l'IMU. Sembrava una partita ormai chiusa, con la vittoria degli abolizionisti a oltranza del PDL, e invece la vicenda IMU potrebbe riservare altre sorprese proprio in zona Cesarini. Del resto, in un periodo di caccia affannosa alle risorse, un semplice accordo politico come quello raggiunto il 28 agosto scorso in Consiglio dei Ministri sulla cancellazione definitiva del saldo della tassa sulla casa non si può certo considerare blindato e inderogabile. Per la prima rata, infatti, le coperture, per quanto non certissime e per questo condite da potenziali innalzamenti delle accise, sono già nero su bianco nel decreto in corso di approvazione da parte delle Camere, mentre per la seconda non è così e in piena bagarre politica per evitare l'aumento dell'IVA il dossier IMU potrebbe anche essere riaperto. 6 sono i miliardi da trovare per tutte le incombenze alle quali il governo deve far fronte, tanti, probabilmente troppi. E allora ecco che in soccorso dei tecnici del Ministero dell'Economia alle prese con la difficile quadratura dei conti arriva la proposta Fassina, che dell'economia è viceministro e che rilancia l'ipotesi di abolizione solo selettiva della seconda rata IMU attraverso l'estensione del bacino delle abitazioni principali di pregio su cui mantenere l'imposizione. Estensione che consentirebbe di recuperare un miliardo e mezzo di euro, soldi da utilizzare, dice ancora Fassina a Radio 24, per differire di 3 mesi proprio l'aumento dell'IVA. Un'ipotesi che naturalmente vede il PDL pronto ad alzare le barricate, ma che pare destinata comunque ad essere presa in considerazione. Ad assistere con trepidazione al destino dell'IMU i sindaci, nelle cui casse quella tassa sarebbe dovuta entrare e che ora aspettano la compensazione da parte del governo. L'ufficio di presidenza dell'ANCI, infatti, da Milano oggi ha ribadito quanto detto dal suo presidente Piero Fassino pochi giorni fa. L'esecutivo eroghi ai comuni l'equivalente della prima rata IMU entro pochi giorni, oppure sono a rischio anche gli stipendi dei dipendenti comunali. Letta ha promesso che i soldi arriveranno entro i primi giorni di questa settimana, in caso contrario lo stesso Fassino minaccia azioni di protesta, pur non specificando quali, fiducioso nel fatto che quella promessa venga mantenuta. Allora, c'è una notizia di prima grandezza dal nostro panorama economico. Infatti, questa notte Telecom Italia, che è stata peraltro anche la proprietaria della 7 fino a pochi mesi fa, potrebbe diventare spagnola. È arrivata alla stretta finale, improvvisamente, la trattativa tra i soci di Telco, che era la società che controllava Telecom Italia, con dentro molti soci, tra i quali Mediobanca e Generali, tra, dicevo, Telco e Telefonica. Telefonica è già grande azionista di Telecom Italia e domani mattina potrebbe essere annunciato, se le trattative andranno a buon fine in questa nottata di lavoro, il passaggio di Telecom Italia sotto il controllo appunto della compagnia iberica. Non se ne sa niente di più, si sa che pochi minuti fa è stata diramata, fatta filtrare alle principali agenzie la notizia appunto che le trattative sono alla stretta finale. Trattative invece in alto mare per il congresso del PD. È lesa maestà dire che abbiamo bisogno di un governo che faccia le cose anziché di un governo che rinvii? Sto insultando Letta se gli dico vai Enrico ti diamo una mano, parti. Il governo Letta Alfano è come una bici, sta in piedi se corre. Se sta fermo, non sta in piedi. Ospite di Omnibus, Matteo Renzi dice e ridice che lui non vuol far cadere nessuno, che Letta ha la sua fiducia, che è Brunetta che vuol far inciampare il governo. Ma poi quando gli chiedono dove il premier sta sbagliando, l'elenco è lungo e dettagliato. Vogliamo fare l'elenco delle cose che sono state rinviate: finanziamento pubblico, IMU, IVA,
l'elezione del vicepresidente, gli F-35, cos'è che abbiamo rinviato? La riforma elettorale. La riforma elettorale, la riforma... hanno rinviato tutto. Adesso vogliono rinviare anche il congresso. Già, il congresso, Matteo Renzi, non ha digerito il fallimento dell'Assemblea nazionale bloccata dalle rivalità interne. Doveva fissare le regole per le primarie e con fatica ha indicato la data all'8 dicembre. Durissimo Renzi con i vertici PD. Il partito è guidato da un gruppo dirigente rancoroso che la butta in cacciara per rinviare tutto. Lo fanno perché sanno che con me si volta pagina, dice, esultando come se avesse segnato l'attaccante della Fiorentina Giuseppe Rossi alla notizia in diretta che Fioroni non lo considera più il suo candidato. Io non ho voglia di diventare come loro, perché dopo quello che ho visto sabato io dico come loro mai. Non condivido questo linguaggio e il messaggio spedito dal capogruppo al Senato Zanda. Basta polemiche, così si logora la pazienza dei militanti, rilancia Cuperlo, il candidato concorrente che pure con Renzi aveva provato a costruire un dialogo tra rivali. Nel delicato ruolo di mediatore si impegna il ministro Franceschini, che chiede a Renzi e Letta di collaborare. In prima linea tra i pompieri che provano a spegnere l'incendio non manca il segretario Epifani. La data delle primarie è fissata, qualcuno può chiedere di spostarle, ma la direzione non la cambierà, assicura Epifani, che sugli scontri interni parla di tempo variabile. Tempesta mi pare una parola grossa, dice, ma ammette sulla data. Ho forzato la mano perché correvamo il rischio di continuare all'infinito questa discussione che non è degna di un partito come il nostro. E c'è un'altra notizia dell'ultima ora, questa volta proprio di politica, riguarda proprio il PD che ha deciso nella sua riunione di direzione regionale di togliere il sostegno a Crocetta, al presidente della regione Sicilia, Rosario Crocetta. La direzione ha votato a maggioranza la relazione del segretario regionale Lupo, soltanto 7 i voti contrari, quindi il PD fa cadere con ogni probabilità la giunta di governo della Sicilia. Altro che grossa coalizione, perché di grossa coalizione invece si parla da tutt'altra parte, la grande coalizione che si profila ancora una volta in Germania, ma sotto l'egida assoluta di Angela Merkel. Stabilità alla tedesca, dove i presidenti del Consiglio non durano l'intero mandato, ma 3 di fila e per tutti e 4 gli anni previsti. Grandi coalizioni alla tedesca, dove gli elettori non si sentono traditi se il partito di governo si sposa con gli oppositori, pur di avere un esecutivo solido che metta davanti a tutto la Germania. Questo è il paese che guida l'Europa e questa è la sua leader, tutto tranne che glamour, solida, praticamente senza vita privata. Ieri per la prima volta, ringraziando tutti per la vittoria, ha citato il marito, del quale si sa poco o nulla. Per i tedeschi una mutti, una mammina, affidabile in ogni circostanza, persino nei turbolenti anni della crisi globale che il paese quasi non ha sentito e dell'euro che ha rischiato di andare in pezzi. Così Angela Merkel, dopo la sonante vittoria elettorale di ieri, 311 seggi su 630, sonante ma non abbastanza da consentirle di avere la maggioranza assoluta come si era per un momento prospettato, ha già cominciato a parlare con i socialdemocratici della SPD, anche loro in salita, sebbene distanziati di un abisso dalla CDU. Pronti a sederci al tavolo è stata la prima risposta, nonostante la brutta esperienza della prima grosse coalizione, quando la sinistra alle elezioni seguenti ebbe un tracollo. L'SPD sa bene che in quell'occasione non pagò l'appoggio dato alla cancelliera, ma il fatto che fosse poco convinto ed avesse creato battibecchi e problemi di stabilità alla manovratrice. Guarda caso esattamente quello che hanno pagato gli ex alleati liberali, finiti sotto la soglia di sbarramento del 5% e spariti dall'arco costituzionale. I tedeschi vogliono che Frau Merkel lavori serenamente, perché dietro il sipario del paese, che dall'Italia pare perfetto, c'è più di un problema che si affaccia. Per primi gli euroscettici, stavolta il loro partito, Alternativa per la Germania, non è entrato nel Bundestag, ma con un 4,7% è in crescita e bussa alla porta. Poi l'impoverimento, sembra incredibile, ma c'è un problema per i lavoratori a salario minimo, per gli immigrati sempre meno assorbiti rispetto ad un tempo, per i pensionati che anche nella locomotiva d'Europa non arrivano a fine mese. Una fetta di società sempre più ampia che non si sente parte del miracolo tedesco. Per Mutti Merkel, il problema di domani. E torniamo a parlare di politica, perché è giunto il momento del nostro sondaggio del lunedì, che ha questa volta passaggi sorprendenti. Vediamo insieme, iniziamo dal centrodestra. C'è scritto PDL, ma leggiamo solo Forza Italia, perché questa è tornata la dicitura ufficiale del partito, 25,6, meno 1,3%. Lega Nord,
4,1 più 0,3, Fratelli d'Italia 2,4 più 0,2, la destra 1% più 0,4. Come vedete, le altre formazioni minori di centrodestra si avvantaggiano del ritorno alla sigla di Forza Italia. Ma complessivamente poi il centrodestra perde in una settimana lo 0,5% al 33,8%. Dall'altra parte più 0,1 al 27,4% per il Partito Democratico. Sinistra Ecologia Libertà 4,4% meno 0,2%. PSI 0,7% meno 0,1%. Altri centrosinistra più 0,1 allo 0,9%. Il totale 33,4% meno 0,1% e meno 0,4% rispetto al centrodestra. Chi si avvantaggia più di tutti è il Movimento 5 Stelle, che sale al 21,4 più 1,4 in una sola settimana. Scelta Civica meno 0,4 al 4,9, Unione di Centro più 0,2 all'1,4, totale del centro 6,3. Fuori dai grandi blocchi, Rifondazione Comunista 1% meno 0,3, stabili Italia dei Valori all'1,1% e Verdi allo 0,7, più 0,1 allo 0,8, fare fermare il declino, Futuro e Libertà 0,3 stabile, altri partiti 1,2 meno 0,4, come vedete il 5,1 è la galassia degli altri partiti, gli indecisi calano meno 1,3, 11,9, cala anche l'astensione 30,7 meno 1,5, Bianca stabile 2,8. La fiducia in Enrico Letta perde 2 punti a quota 34. Perché Masia improvvisamente tanti cambiamenti? Perché c'è stato il Big Bang di Forza Italia? Perché le cose nel governo e nella maggioranza vanno bene o bene? Perché si fa efficace l'alternativa del Movimento 5 Stelle o che altro? Beh, ha già dato sostanzialmente una risposta a queste grandi domande. Benissimo, allora buonasera. No, scherzo, prego. Arrivederci a tutti. No, certamente il nuovo debutto di Forza Italia ha fatto spostare dei voti in parte verso l'area della destra, quindi un po' Fratelli d'Italia, un po' la destra di Storace, ma certamente le grandi tensioni della maggioranza, la difficoltà a reperire i soldi per l'innalzamento dell'IVA, per evitare l'innalzamento dell'IVA, hanno certamente favorito una nuova crescita del Movimento 5 Stelle, crescita sostanziale perché erano mesi che non si vedeva il Movimento a questi livelli. Pagano sostanzialmente tutte le aree politiche, in particolare quella di centrodestra che ha avuto appunto il debutto di Forza Italia 2.0. Ecco, c'è un aspetto che però mi ha sorpreso, succede nei momenti difficili per la maggioranza di governo che si avvantaggi il principale movimento dell'opposizione, ma in genere quando ci sono questi testa coda a livello governativo, a livello di maggioranza, a livello di maggiori partiti, cresce il fronte dell'astensione, invece qui diminuisce, perché? Ma credo che in questo momento il Movimento 5 Stelle, l'ha già dimostrato a febbraio, sia in grado di intercettare questo senso di protesta, questo senso antisistemico per quello che non viene fatto, non riesce a fare il governo o la maggioranza, e quindi questo aumento della diminuzione della tensione può essere interpretato come la capacità del Movimento di andare a cogliere queste istanze di cambiamento e di forza contro quello che oggi non riesce a essere fatto. Va bene, grazie a Masia.